quarta edizione del Festival dell'Acqua, oggi all'inaugurazione della mostra. Lei ha detto: siamo qui a Bari perché vogliamo testimoniare il miglioramento di questa società dell'acquedotto pugliese, il miglioramento di un'intera regione. Sì, io penso che l'Italia, il futuro dell'Italia è legato al futuro del Sud, non possiamo avere un paese spezzato in due. E la Puglia, Bari, sono un esempio di un grande progresso del Sud. E naturalmente il progresso del Sud passa attraverso i suoi servizi, servizi pubblici per i cittadini e per le imprese che vogliono insediarsi, che vogliono crescere. E naturalmente l'acqua è fondamentale per questo, non solo per il benessere, ma come ripeto per lo sviluppo, per l'agricoltura, perché le aziende abbiano tutto ciò che possono chiedere per potersi sviluppare. E qui abbiamo l'acquedotto pugliese che è la testimonianza di una grande evoluzione, un progresso negli anni proprio dei nostri gestori, delle nostre aziende che gestiscono il settore idrico. Questo Festival dell'Acqua è anche una grande vetrina per grandi aziende che riescono a fare sistema nel settore idrico. Certo, noi rappresentiamo praticamente tutte le aziende d'Italia, con pochissime eccezioni. Sono tutte aziende, alla fine, nella gran parte, o pubbliche o totalmente pubbliche. Alcune piccole, purtroppo, o poco per scarsa dimensione territoriale, ed altre molto, molto grandi e molto efficaci e molto efficienti. E penso che possiamo dare un contributo notevole dinanzi a problemi enormi quali quelli con cui coincide questo festival, che si sono dimostrati quest'estate, i fenomeni della siccità, accompagnati quindi alla mancanza d'acqua, accompagnati ad altri fenomeni, invece a precipitazioni devastanti. Cioè dobbiamo prepararci ad un sistema in cui avremo concentrazioni enormi di precipitazioni che susseguiranno o si alterneranno con periodi di mancanza d'acqua. Qui noi bisogna che creiamo un sistema in cui quando l'acqua c'è si trattiene, quando manca si distribuisce e poi se la si possa restituire pulita alla natura, almeno nelle condizioni con cui ce l'ha data.